Nasce la Casa del Popolo anche a Termoli, perché? Perché tanti anni di sensibilità e di storia raccolta in questo territorio non possono essere lasciate così andare. Casa del Popolo vuole raccogliere tutte queste persone che negli anni hanno creato uno spirito di democrazia e di gestione del territorio condiviso per condividere un percorso e provare a mettere insieme queste aspettative e queste proposte sulla città. C'è un'ipotesi anche di partecipazione alle comunali? L'ipotesi, noi non sappiamo oggi cosa sarà e cosa sfocerà, perché come dicevamo prima ne parleremo all'interno della Casa del Popolo e di chi saranno gli appartenenti e chi verrà a ragionare con noi e a condividere le proposte sul territorio. Di sicuro la politica si fa tutti i giorni, quindi non delegheremo più quelle che saranno le gestioni del territorio a persone o cose che non siano progetti condivisi con la Casa del Popolo. E questo è una cosa che sarà fatta anche in virtù di quella che è l'ultima esperienza su cui noi stiamo combattendo molto, che è la gestione della riqualificazione del centro. Noi siamo contro il tunnel, ma non solo in quanto opera devastante per la città, ma in quanto di un'idea di gestione non condivisa della città. Oggi la regione, questi balletti tra regione e comune, sinceramente ci fanno solo arrabbiare e ci fanno solo perdere tempo. Chi deve decidere, chi è depositato ed eletto per decidere, deve prendere la decisione e prendersi l'onere delle decisioni, nel bene e nel male. Ovviamente, se le decisioni in comune non verranno prese in condivisione con la città, di certo ci aspetteremo che questa gente che fa politica solo nelle stanze venga poi domani a prendere e pretendere che Termoli gli dia il loro contributo.